basterà tagliare 3 melanzane, metterle in padella con olio, uno spicchio d'aglio e 2 ciuffi di rosmarino tritati, così che le spine non vanno sotto i denti. Il profumo è meraviglioso. Facciamole cucinare fino a che le melanzane non sono tutte belle morbide, dorate, che diventano quasi una pastella. Opzionale pepe o peperoncino, scegliete quello che voi volete di più. Dopo 2-3 minuti a fuoco alto, un goccio di vino bianco, così il profumo sale su. In tutto la cottura sarà massimo 10 minuti, non tantissimo. Adesso spegniamo il fuoco e queste già così si potrebbero mangiare come antipasto perché sono buonissime, però adesso le andiamo a trasformare in polpettine. Se volete potete farle raffreddare completamente o fare come me per mancanza di tempo, schiaccia patate e si schiaccia. Se sono fredde lo potete fare con le mani o con una forchetta, però li andiamo a schiacciare così. Non serve che diventino come un purè, questo è poco ma sicuro. Mettiamo giù e continuiamo a schiacciare il più possibile. Mettiamo dentro 2-3 cucchiai di pane grattugiato, poi se vediamo che non è sufficiente ne mettiamo altro. È semplicissimo, come quando si fanno le polpette classiche, non ci sono dei pesi, si va ad occhio. Diciamo 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. Io aggiungo anche un po' di formaggio, così quello grattugiato che trovate nei supermercati, potete mettere mozzarella, provola, galbanino, tutto quello che volete, ma deve essere grattugiato così che si va a mescolare bene l'impasto. Poi mettiamo un po' di noce moscata, anche qui non tantissimo perché la noce moscata comunque si sente, quindi mezzo cucchiaino, una punta di cucchiaino, fate voi. E infine un bel uovo, così, ma che bello. E adesso si va a mescolare il tutto fino ad ottenere un impasto molto molto compatto. Nel mio caso il pane grattugiato non era sufficiente perché l'impasto è troppo bagnato e quindi metto altri 2 cucchiai di pane grattugiato, ma ogni volta è differente, quindi non posso dirvi fate così o cos'ha. Regolatevi soltanto in base al vostro impasto finale. Adesso con le mani oleate andiamo a prendere un po' di impasto e facciamo le nostre palline, ok? La grandezza la scegliete voi, palline, pallotte, polpettine, fate voi. Le mettiamo in un piatto con farina e diamo un passaggio di farina molto leggero e le lasciamo qui. Non devono essere infarinate troppo, l'importante è che non si attacchi al piatto, quindi è più una cosa di divisione che di panatura. Così, così e basta, via. Poi prima di metterle in padella togliamo la farina in eccesso, quello come tutti i piatti, come in tutte le ricette, non c'è bisogno che lo ripeto. Adesso padella sul fuoco, non c'è una polpetta che non abbia un bel sughetto di quelli buoni. Aglio io lo faccio a fettine, voi potete farlo in camicia, grattugiato, tritato, come meglio credete. Quando inizia a soffriggere andiamo dentro con la nostra passata di pomodoro, così. Mettiamo foglie di origano e una bella profumata di basilico, così a profumare tutto. E come negli anni 80, un goccettino di acqua nella bottiglia per pulire tutto perché non si butta niente, e mettiamo dentro. Facciamo cucinare per 2-3 minuti, ovviamente si aggiusta di sale, ma quello diciamo abbastanza scontato. Dopo un paio di minuti si mettono dentro le nostre polpettine, così. Ah, il vantaggio delle polpettine di melanzane è che non dovete farle tutte della stessa misura perché non c'è pericolo che non venga cotto qualcosa, perché le melanzane già sono cotte, quindi anche se non siete dei bilancieri e quindi non le fate della stessa misura e dello stesso peso, verranno buone comunque. Adesso agitiamo un po', la farina ci aiuterà ad ottenere una bella cremina insieme al pomodoro. Le agitiamo un pochettino, le giriamo tutte quante e le facciamo cucinare per 5 minuti, non tantissimo. Adesso mettiamole al piatto perché sono pronte, quindi 5 minuti tutto quanto pronto. Ah, pochi minuti per il pomodoro, pochi minuti per le polpettine, insomma un piatto velocissimo che
potrà aiutarvi a far mangiare le verdure ai vostri bambini, perché vi posso assicurare che non se ne accorgono che non sono di carne. Sono... E giù di pomodoro, così. Ah. E adesso ditemi che non vi è venuta voglia di mangiarle. Io non ci credo, è impossibile. Chi ama le polpette non può non amare questa ricetta qui. Alla fine sempre un po' di basilico e origano fresco tritato al coltello, così, e si porta a tavola dopo un leggero giro d'olio. Buon appetito, ragazzi, è troppo buone. Allora, cuccioli dubbiosi, guardate qui che robettina, che belle polpettine col sughetto e che profumo che sale su, pronte da mangiare per grandi e piccini, buone. Adesso a me non mi rimane che salutarvi con questo assaggio della polpettina più buona e facile della terra.